Governo, oggi Movimento 5 Stelle e Lega al Colle. Nicolas Maduro rieletto presidente in Venezuela. Cagliari, una donna trovata morta in casa. Ci siamo oggi, Matteo Salvini e Luigi Di Maio saliranno al Quirinale per tentare di chiudere la partita sul governo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riprenderà nel pomeriggio le consultazioni ricevendo al Colle le delegazioni di Movimento 5 Stelle e Lega. Si parte alle 17.30 col Movimento 5 Stelle per proseguire alle 18 col Carroccio. Nicolas Maduro è stato rieletto presidente del Venezuela. Stiamo ottenendo un record storico, ha detto nel suo discorso, riferendosi alla percentuale di consensi che si attesta sul 68%. Maduro non ha però fatto riferimento all'altissima percentuale di astensione, circa il 52%. Non accettiamo questo voto e lo consideriamo illegittimo, ha detto dal canto suo l'avversario Falcon, denunciandone l'irregolarità. Una donna di 87 anni è stata trovata morta in casa a Cagliari, nel quartiere Villanova. Sul posto sono accorsi gli uomini della Volante e la squadra mobile della Questura di Cagliari, che hanno effettuato i rilievi insieme alla scientifica. A quanto si apprende, sulle scale dell'abitazione sarebbe stato trovato molto sangue. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe però morta per cause naturali. Era nettamente sfavorita sulla carta, ma l'Inter ce l'ha fatta e vola così in Champions. Ieri all'Olimpico, contro una Lazio incredula e sfortunata, una vittoria rimonta nerazzurra ha chiuso una partita ricca di emozioni con il risultato di 2-3 per la squadra di Spalletti. Avremmo dovuto chiudere il discorso Champions molto prima, ha detto a fine gara l'allenatore biancoceleste Inzaghi. E questa era la nostra ultima notizia. Se volete degli aggiornamenti potete collegarvi al sito www.adnkronos.com. Grazie per averci seguito. Arrivederci.